Buio nel cuore, oggi ci sarà la prima proiezione qui a Reggio, un film interamente girato a Reggio Calabria. Quali sono le emozioni di ritornare in questa città? Guarda, siamo felicissimi di tornare a Reggio, la città che ha ospitato le riprese di Buio come il cuore, perché allora come oggi già trovo un calore, una grandissima presenza, una grandissima emozione. È una città a cui io personalmente voglio molto bene. Il film è scritto da me, da Claudio Masenza, e abbiamo proprio pensato a questa città come sfondo e cuore del nostro noir. Ecco, cosa significa girare al sud? La Calabria da questo punto di vista sta producendo diversi film ultimamente, sta diventando sempre più una location desiderata. Guarda, la verità è che la Calabria offre tantissimo. In termini di location, in termini di città, in termini di adesso anche infrastrutture, per cui è veramente, in qualche modo è stato facile per noi girare qui. Guarda, quando dico che ci hanno aiutato veramente tutti proprio, cioè quando dico il colore delle persone è perché il film hanno fatto soprattutto la troupe calabrese, per lo più calabrese, che stasera sarà tutta quanta la proiezione del film, e soprattutto poi anche gli organi istituzionali, la Film Commission ci ha aiutato moltissimo appunto durante tutte le riprese. Ecco, quanto è importante presentare proprio questo film al Film Festival, che ormai ha raggiunto la 18ª edizione, è diciamo un festival maturo, si può dire, e dare il tuo timbro in questo territorio. Significa avere un film girato interamente a Reggio, al Reggio Film Festival, è un po' un piccolo sogno che si avvera. Questa è, ripeto, una città che non solo ci è stata vicino e che fa parte della storia stessa del nostro film, ma è anche una città che questa sera finalmente vedrà i frutti del nostro lavoro, quindi siamo davvero emozionatissimi.